le misure restrittive sono sicuramente ancora oggi, è importante lanciare questo messaggio, assolutamente necessarie. Mi auguro che siano anche sufficienti, nel senso che mi auguro che questa condizione di fortuna, la definirei, ma anche l'esito forse dell'impegno di tanti, dei cittadini in particolare, ovvero sia quella dell'assenza di casi positivi al Covid-19 ad Altavilla, è una condizione appunto che possa mantenersi nel nostro territorio. Stiamo lavorando per questo, faccio appello quotidianamente al senso di responsabilità dei nostri cittadini, che rispondono comunque con adeguata attenzione. Insomma. In queste ore stanno arrivando gli esiti di tutti i tamponi effettuati a seguito della scadenza del periodo di quarantena di chi poi ha raggiunto la Sicilia dopo l'ordinanza del 14 marzo, se non ricordo male. Per fortuna, ripeto, sono tutti negativi. I controlli sono molto serrati, cerchiamo di fare davvero il massimo con le forze di cui disponiamo, i carabinieri sono sempre sul campo, i vigili urbani sono sempre sul campo e parallelamente, perché quello che credo possa salvarci veramente non è tanto il controllo coattivo ma l'autodisciplina, coattivamente cerchiamo di fare tutti, dico davvero tutti, anche opera di sensibilizzazione e la risposta è assolutamente efficace. I buoni spesa, se ne sta parlando tanto perché è iniziata da qualche giorno la possibilità di richiederli da parte della cittadinanza, voi avete ricevuto una somma che potremmo definire esigua, circa 73.000 euro. Cosa ne state facendo? Sì, noi abbiamo ricevuto una somma appunto che se rapportata alle esigenze del territorio in effetti non è una somma particolarmente cospicua. Stiamo cercando di spenderla al meglio, stiamo cercando e stiamo riuscendo in realtà a fare in modo che in ogni famiglia altavillese non manchi l'essenziale. Stiamo distribuendo, avvalendoci dell'Associazione di Protezione Civile convenzionata col Comune e sotto la direzione dei nostri servizi sociali, stiamo distribuendo a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta senza troppe formalità alimenti di prima necessità, ma alimenti di qualità, attingendo anche alle attività commerciali locali in modo da dare anche indirettamente una mano d'aiuto pure al commercio locale. Sono numeri in continua evoluzione, quotidianamente riceviamo alcune decine di richieste, abbiamo superato le 200 famiglie che in questo momento ci hanno rappresentato appunto una situazione di difficoltà e a tutte stiamo provvedendo e continueremo a farle.